Meta Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi. La gestione dei social media è un'attività complessa che richiede tempo e organizzazione. La gestione ordinaria è fatta di task ripetitivi e disomogenei, come accedere a diversi social network e account, monitorare le conversazioni e interagire, creare contenuti e pubblicarli, scoprire e condividere contenuti interessanti e misurare le performance di tutte le attività. O ti affidi all'improvvisazione, oppure ti serve una strategia e magari un buon assistente. OSpeaker è un tool di gestione del piano editoriale, la tua cabina di regia per gestire tutte le attività sui social. Prova OSpeaker e approfitta dello sconto del 30% sull'abbonamento annuale che ti regala Merita Business Podcast usando il codice SC30MERITA-1. SC30MERITA-1. OSpeaker, sviluppato su misura per i professionisti e le imprese italiane. Provalo www.ospeaker.com. Benvenuti su Merita Business Podcast. Io sono Giorgio Minguzzi e oggi vi porterò a fare un giro all'estero. E non ci sposteremo mica di tanto, Andremo nella Repubblica di San Marino. E cosa ci andremo a fare? Beh, oggi per chi vuole aprire un'impresa innovativa c'è una grandissima opportunità. A San Marino ci sono 5 anni senza tasse per le startup che decidono di insediarsi nel territorio della Serenissima Repubblica. Ecco cosa offre oggi l'incubatore Techno Science Park San Marino Italia alle nuove aziende. Nato all'interno di un parco scientifico tecnologico proprio a ridosso del confine con l'Italia, in una posizione veramente comoda per chi arriva anche da Rimini, il parco scientifico tecnologico consente in pratica alle startup incubate una defiscalizzazione totale, ripeto, defiscalizzazione totale per i primi 5 anni di vita, oltre a una serie di altri vantaggi per startup e imprenditori. Parliamo di dipendenti, ricongiungimenti familiari, stock option, detrazioni fiscali per gli investimenti in startup ad alta tecnologia, eccetera. C'è veramente un pacchetto molto molto interessante di incentivi. Insomma, un'offerta che merita di essere conosciuta da tutti quelli che hanno in mente di fare impresa e di farla in un posto, diciamo, che ha piacere di accogliere aziende. Bene, vi si sono drizzate le orecchie, eh? Immagino proprio di sì, lo so. Ora diamo il benvenuto quindi alle ospiti di questa puntata, entrando subito nel vivo. Bene, benvenute su Merita.biz. Abbiamo con noi Elisabetta Epifori, Stefania Gatti e Valentina Vicari. Diciamo che oggi sono beato fra le donne, forse la puntata l'avremmo registrata volentieri per l'8 marzo, ma scherzi a parte, è un grande onore per me collegarmi con la Repubblica di San Marino e conoscere meglio il loro incubatore d'impresa. Elisabetta, ci spieghi che cosa fate nell'incubatore di San Marino e che cosa vuol dire incubazione o che tipi di incubazioni ci sono nella Repubblica di San Marino? Bene, molto volentieri e innanzitutto benvenuto a te e a tutti gli ascoltatori nella Repubblica di San Marino. Che cosa facciamo? Cosa fa il nostro incubatore? Il nostro incubatore dà supporto alle nuove idee di impresa, idee a base tecnologica, dal momento del concepimento dell'idea, quindi quando ci viene l'idea quando ci vogliamo inventare qualcosa, fino ai primi anni di vita della startup. Quindi diamo un supporto nella fase di acquisizione della cultura manageriale. L'esperienza pregressa di gestione di attività di incubazione ci ha insegnato che non mancano le idee, ma manca poi la capacità di trasformarle in opportunità di business, quindi manca la capacità di saper guadagnare e rendere redditizia quell'impresa. Quindi quello che nell'incubatore di San Marino facciamo è appunto supportare questa fase. In che modo? Fornendo servizi che vanno dai servizi di struttura, quindi spazi fisici arredati, attrezzati ad hoc per accogliere le start-up, ma e soprattutto molte attività di supporto consulenziale che va appunto nella direzione della crescita della mentalità imprenditoriale, molte attività di networking, facilitazione delle relazioni tra le imprese e tra queste e il mercato. Questo è un elemento di particolare importanza sul quale ci concentriamo in maniera puntuale, perché appunto la difficoltà delle imprese è quella di andare sul mercato e riuscire a vendere
la loro idea, quindi, che è diventato un prodotto, un servizio, quindi servizi di struttura e servizi a valore aggiunto. L'incubazione a San Marino è di due tipi, è prevalentemente, prioritariamente un'incubazione fisica, quindi abbiamo uno spazio fisico, un'area di incubazione proprio alle porte di San Marino, in un'area dal punto di vista logistico molto ben servita, facilmente raggiungibile, ben accessibile, dove ospitiamo in uno stesso spazio molte start-up. Ad oggi noi, dopo 2 anni e mezzo di vita del nostro incubatore, abbiamo totalmente, complessivamente 36 imprese incubate e altre 6 hanno superato la fase di pre-incubazione, quindi stanno definendo tutte, diciamo, le ultime pratiche per potersi avviare. Occupiamo quasi un centinaio di addetti nelle nostre startup e sono startup che complessivamente a fine 2016 avevano un fatturato di circa 7 milioni, quindi stiamo parlando sicuramente di piccole imprese, ma di un incubatore che sta creando molte opportunità, opportunità che nascono quindi dalla singola impresa, ma che molto devono anche alle opportunità di relazione che si stanno sviluppando tra queste imprese. Valentina, quindi se ho una bella idea, come faccio a sottoporvi il mio progetto? Allora, la prima cosa che devi fare è una telefonata, devi metterti in contatto con noi per, chiaramente, per una prima velocissima presentazione telefonica in cui ci racconti in maniera molto veloce qual è la tua idea. È chiaro che per accedere all'incubatore noi dobbiamo fare, ci sono diverse fasi di selezione, no? E la prima è proprio capire se l'idea che tu ci proponi ha un contenuto innovativo effettivo, perché la normativa che ci regola e che regola l'accesso all'incubatore parla comunque di innovazione che può essere svariata in svariati settori, ma innovazione di prodotto, processo oppure servizio. Subito dopo prendiamo un appuntamento, ci vediamo qui in sede da noi, e compiliamo quelle che è la documentazione necessaria per una prima iscrizione. Per la documentazione necessaria per la prima iscrizione è semplicemente una domanda in cui tu, Giorgio Minguzzi, richiedi di partecipare alle selezioni per l'accesso all'incubatore del Techno Science Park, poi devi allegare il tuo curriculum vita e una questione. Rispondere a un questionario, delle domande velocissime per raccontare la tua idea imprenditoriale, diciamo i punti salienti dell'idea imprenditoriale, e questa è semplicemente l'iscrizione. Successivamente a questa fase di iscrizione avviene invece il percorso, si avvia il percorso di preincubazione. Il percorso di preincubazione ti aiuta a costruire quelli che sono i form necessari per la presentazione al comitato tecnico di valutazione, perché la tua idea del progetto imprenditoriale verrà esaminata e valutata da un comitato tecnico. Di conseguenza dovremo insieme, se tu lo vuoi e se è per te necessario, costruire la documentazione per la presentazione al comitato. Parliamo di un business plan, una chart di analisi finanziaria e una chart di analisi del mercato. Per fare tutto questo, più o meno, quanto tempo ci vuole? Dipende dal tempo che tu riesci a dedicare al tuo progetto. Ci sono imprenditori che stanno una settimana a pensare ad ogni virgola e ad ogni step che devono sviluppare del progetto, sia a livello organizzativo che a livello finanziario, che a livello di ricerche sul mercato che devono fare per poi costruire il contenuto del business plan. Allora, se tu puoi metterci una settimana come un mese, dipende dal tempo che gli dedichi. Ok, questo per preparare i documenti. Poi la commissione si ritroverà ogni 2 mesi, 3 mesi o è sempre attiva? No, la commissione si riunisce ogni 3 mesi, quindi indicativamente marzo, giugno, settembre e dicembre. Questi sono le date, i mesi in cui è possibile presentare la richiesta, non solo la richiesta d'accesso, presentare i propri documenti perché vengano valutati. Perfetto, bene, quindi se passo tutti questi step creo una vera azienda. Ecco, mi piaceva chiedere a Stefania invece, che ci aiuta sulla parte un po' più burocratica e economica, che costi ha aprire un'azienda a San Marino, perché mi pare sia mediamente
più caro che in Italia, e poi avete tutta una serie di cose molto diverse, tipo io sento sempre parlare ai miei amici di San Marino della monofase, no? Che è un altro sistema di gestire l'IVA. Ecco Stefania, ci aiuti per favore a fare un po' di chiarezza sul tipo di attività che possiamo fare a San Marino mentre apriamo la nostra azienda? Certo, allora innanzitutto partiamo dal discorso dei costi, no? Allora, indicativamente i costi per aprire una società a San Marino sono piuttosto in linea in realtà con quelli della vicina Italia. In questo momento stiamo facendo ovviamente i conti in tasca al notaio, però direi che mediamente il compenso del notaio che roga l'atto con tutte le imposte relative, no? Quindi di registrazione dell'atto eccetera, si può arrivare a spendere intorno ai 3.000 euro. E dopodiché per partire si paga una tassa per il primo ritiro licenza che è di euro 1.700, e anche se poi in realtà le società di nuova costituzione che hanno i requisiti di legge per richiedere le agevolazioni sono esenti da questa tassa, così come le società che possono essere qualificate quali imprese startup ad alta tecnologia, quindi appunto quelle di cui stiamo parlando al momento. E per quanto invece riguarda la monofase, direi che più che un altro sistema per gestire l'IVA, direi che è proprio un'altra imposta con un funzionamento completamente diverso, si chiama imposta sulle importazioni ed è stato introdotto con la legge numero 40 del 1972, poi è stata successivamente modificata negli anni. Quindi nel sistema sammarinese l'IVA proprio non esiste, anche se al momento è all'esame la possibilità di adottare il sistema IVA e di fare questo cambiamento. Al momento però appunto abbiamo l'imposta sulle importazioni che rispetto all'IVA, che è come a tutti è noto è un'imposta plurifase che grava su tutti gli stadi del processo commerciale, l'imposta sammarinese è invece applicabile solo nel momento in cui il bene viene importato, quindi introdotto nel territorio della Repubblica di San Marino da parte dell'operatore economico. E proprio per questo motivo che viene chiamata imposta monofase, perché colpisce il bene esclusivamente nel momento in cui il bene entra in territorio. La legge stabilisce che gli operatori economici devono pagare l'imposta sulle importazioni su tutti i beni e sui servizi connessi a tali beni introdotti nel territorio di San Marino. Per servizi connessi si intende, non so, ad esempio il trasporto del bene che entra in territorio sammarinese, la sua installazione, quindi su tutti gli altri servizi invece non vengono colpiti dall'imposta sull'importazione. L'aliquota ordinaria dell'imposta monofase del 17%, e questa aliquota è ridotta o elevata in relazione a differenti categorie merceologiche di beni o per beni che invece abbiano una particolare destinazione d'uso all'interno dell'impresa, quindi ad esempio per i beni strumentali. Questa imposta è neutra per l'operatore economico, in quanto è previsto il rimborso di questa imposta da parte dello Stato quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati fuori dal territorio sammarinese. Di conseguenza, quando l'operatore economico sammarinese esporta tutti i beni acquistati o prodotti fuori dal territorio dello Stato, nei confronti ovviamente di operatori economici, beneficerà del rimborso di questa imposta. Questo non è banale, perché l'IVA è un gravame molto sentito dalle imprese italiane, per cui mi sembra che sia una gestione diversa, interessante. No, dicevo, nel caso in cui il bene venga venduto all'interno del territorio dello Stato, viene semplicemente ricaricato sul prezzo di vendita. Quindi il rimborso si ha quando il bene viene ceduto fuori dal territorio sammarinese, perché in questo caso poi sarà assoggettato all'imposta nel paese di residenza dell'operatore acquirente. Restiamo sul tema delle imposte. Quanto c'è ancora di vero rispetto alla convenienza di aprire a San Marino una startup? Perché sappiamo che per le aziende può essere veramente interessante. Lo è anche per una startup? Allora, direi di sì, nel senso che comunque nella Repubblica di San Marino esiste un'unica imposta che si chiama imposta generale sul reddito, che colpisce il reddito prodotto dalle persone giuridiche con un'aliquota proporzionale unica del 17%.
e questa è l'unica imposta che colpisce il reddito prodotto, e mi sento di poter dire che comunque si tratta di una tassazione piuttosto conveniente. Inoltre, fra l'altro, la legge prevede una serie temporanea di incentivi riferiti a questa imposta, ad esempio per le società qualificate quali start-up ad alta tecnologia è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta generale sul reddito per un periodo massimo di 5 anni, quindi queste società per i loro primi 5 anni pagano lo 0%, quindi direi che la convenienza per una startup ad alta tecnologia è massima. Inoltre, come avevo già accennato, le startup sono esenti anche dal pagamento della tassa di primo rilascio licenza e dal pagamento della tassa di licenza per la durata del contratto di incubazione. La normativa inoltre prevede anche che, qualora non si rientri nella definizione di startup ad alta tecnologia, e comunque esistono degli incentivi e delle agevolazioni, ad esempio per le società di nuova costituzione, quando le stesse siano detenute da soci che non abbiano in territorio altre società aventi attività assimilabile a quella per cui si richiedono i benefici, e la società preveda l'assunzione di un dipendente entro 2 mesi dal rilascio della licenza e altri 2 dipendenti entro 12 mesi, anche in questo caso abbiamo l'esenzione dalla tassa di primo rilascio licenza, l'esenzione dalla tassa di licenza per i successivi 3 anni e l'abbattimento dell'aliquota dell'imposta generale sul reddito del 50% per i primi 6 esercizi. Quindi anche in questo caso comunque c'è un forte vantaggio. E poi esistono altre forme sempre di incentivo temporaneo, ovvero la detassazione degli utili che vengono reinvestiti in beni strumentali, ovviamente a ricorrere di alcune condizioni previste dalla legge riferite al tipo di investimento, incentivi fiscali per l'incremento del numero medio dei lavoratori e anche degli incentivi volti alla patrimonializzazione delle imprese. Ho però una domanda un po' scomoda e mi perdonerai se sono molto franco. Ci sono una serie di leggende nere riguardo a San Marino che nascono nel momento in cui uno parla col suo commercialista in Italia e gli nomina la Repubblica di San Marino. Ecco, commercialista tipicamente diventa Bordeaux, scuote la testa, strabuzza gli occhi. Ora, in parte la sua reazione è magari frutto dell'ignoranza, magari non sa che non siete più in blacklist, magari non è a conoscenza di tante cose. Un po' non gli conviene perdere un cliente, quindi farà di tutto per disincentivarti. Ecco, ci puoi rassicurare? Cosa succede quando veniamo a San Marino? Non è che ci attiriamo le ire dell'Agenzia delle Entrate, che ha un bellissimo podcast, e la salutiamo, l'agenzia ha un bellissimo podcast su Spreaker che racconta quanto sono belle le tasse, però ecco, noi non vogliamo attirare le sue ire, quindi ci rassicuri un attimo. Allora sì, direi che prima di tutto è importante chiarire che una persona fisica o giuridica residente in Italia non ha dei vincoli nel non poter aprire all'estero, o meglio, non è illegale costituire una società all'estero e quindi neppure a San Marino. È ovvio però che debbano essere costituite società che svolgono una attività effettiva e reale a San Marino nel caso specifico, e quindi società che siano dotate di una propria struttura, che abbiano sia la sede legale sia la sede dell'amministrazione nel territorio sammarinese. È scontato, ma forse vale la pena di sottolinearlo, che il soggetto, persona fisica o giuridica residente in Italia, dovrà poi comunque adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa del proprio paese di residenza in materia di monitoraggio fiscale e di dichiarazione degli utili o dei proventi eventualmente percepiti. E quindi direi che è il comportamento scorretto, quindi il mancato adempimento degli obblighi, che può attirare, come dici tu, le ire dell'Agenzia delle Entrate. Il comportamento corretto e rispettoso degli adempimenti di legge direi che non debba assolutamente preoccupare. Che tipo di startup supporta meglio il territorio sammarinese? La meccanica, l'elettronica, il farmaceutico? Quelle che hanno una produzione di qualche bene fisico all'interno della Repubblica, o va bene anche una startup integralmente digitale?
Sicuramente una startup digitale è perfetta, idonea per il territorio sammarinese. Oltre il 50% delle nostre startup opera infatti nel settore dell'information and communication technologies, ma ci sono anche molte attività che comportano una produzione materiale, quindi c'è attività legate alla domotica, alla sensoristica, alla meccanica di precisione, quindi diciamo sono molti i settori. Il nostro infatti è un incubatore generalista, non ci siamo concentrati su un unico settore, in un unico ambito, però abbiamo cercato di accogliere una serie di opportunità di nuove imprese basate su nuove tecnologie che possono anche integrarsi per offrire sul mercato delle soluzioni particolarmente innovative a base tecnologica. No, molto bene, quindi un territorio che diciamo offre tante possibilità non solo al digitale ma anche a chi ha business più tradizionali. A questo punto ho una domanda per Valentina. Valentina, allora ci racconti qualche storia di successo di startup incubate a San Marino? Allora guarda, dunque, chiaramente già il termine startup, no, ti fa capire che il successo quello economico, finanziario, arriva col tempo. Ad oggi non abbiamo ancora insediato nel nostro incubatore un unicorn italiano, no? Però posso raccontarti comunque di quello che è stato un successo sia per noi a livello di incubatore di impresa, perché vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello di creare working e quindi di creare sinergie tra le aziende. E è stato un successo anche per gli imprenditori di queste startup, perché hanno comunque avuto un riscontro molto positivo e hanno conquistato un secondo posto. Il caso di successo è quello della sinergia, insomma, di questo network che abbiamo creato tra Funny Gain e Wabi Sabi. Queste due aziende insediate nel nostro incubatore hanno partecipato in cordata a un challenge indetto da Bricomen, un gruppo internazionale, per quanto riguarda la fornitura e la creazione di chatbot, chiamiamoli in modo eretico, dei risponditori automatici, no? Delle specie di venditori virtuali o dispensatori di informazioni virtuali. Questa cordata di queste due nostre imprese è arrivata seconda in questo challenge per Bricomen, quindi per un'azienda internazionale di tutto rilievo. Poi chiaramente ci sono aziende che stanno avendo successo, nel senso stanno crescendo e stanno avendo successo per la loro estrema caratterizzazione. Abbiamo questi imprenditori, questi ragazzi che hanno avviato un'attività dedicata al mondo veterinario stanno insediando a San Marino la prima banca del sangue veterinaria, che sono delle attività in questo momento che stanno nascendo adesso sul nostro mercato nazionale italiano, no? E quindi molto anche bello. Questo, esatto, anche questo per noi è una startup di successo, vedere che comunque anche questi tipi di progetti che hanno difficoltà di insediamento di vario genere, no? Per vari motivi stanno comunque procedendo per la loro strada. No, no, molto molto interessante e molto affascinante, anche se non avete ancora trovato l'unicorno, sono sicuro che siete sulla via giusta. Se però l'unicorno volesse contattarvi, come fa? Cioè, avete un sito di riferimento, potete darci una mail in modo che chi ascolta possa subito entrare in contatto con voi? Allora, assolutamente, abbiamo prima di tutto un numero di telefono, perché ancora il telefono è per noi importante, che è lo 0549 90 54 13. Poi potete andare a prendere informazioni direttamente sul nostro sito, che è www.smtechnosciencepark.sm, e chiaramente potete scriverci email di richiesta di informazioni a info@smtechnosciencepark.sm.
Certo, poi tutti gli appunti della puntata li trovano già su merita.biz, quindi gli ascoltatori possono andare lì e cliccare senza stare a perdere tempo ora a fermarsi per strada se guidano o se sono in bicicletta o stanno correndo. Molto meglio, più sicuro. Esatto. Io devo ringraziarvi, la puntata è terminata, abbiamo esaurito il nostro tempo, grazie davvero tantissimo per la marea di informazioni che ci avete dato, un grazie a Elisabetta, a Stefania e a te Valentina per la compagnia. Grazie. Spero che qualcuno vi venga a trovare perché sicuramente è molto vantaggioso, ma la vostra struttura è davvero bella e accogliente. Grazie ancora. Grazie Giorgio. Ciao. Ciao. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Grazie per il tempo che avete passato con noi. Gli appunti sono sempre al solito posto su merita.biz, Bologna, Imola, Zara. Mi preme, prima di chiudere, fare un ringraziamento speciale a Linda Zavoli che, anche se non è stata al microfono con noi, si è prodigata tantissimo per gestire tutte le agende delle persone coinvolte. Grazie, grazie Linda. Vi ricordo due cose, abbiamo un gruppo Facebook segreto, ovviamente se ve lo dico potrebbe succedermi qualcosa di spiacevole, forse sparirò, un gruppo segreto. Basta cercarlo su Facebook, Merita Business Podcast, potete accedervi e chiacchierare con noi delle puntate, delle cose che più vi interessano del mondo della imprenditoria digitale e del mondo dei social. In più vi ricordo come sempre che a noi fa piacere se ci lasciate una recensione su iTunes, perché è un modo come un altro per far conoscere ad altre persone il podcast, il lavoro che stiamo facendo, e anche in vista di qualche novità che sta arrivando, adesso non vi svelo ancora nulla ma presto le potrete ascoltare, ecco, ci farebbe proprio piacere avere la vostra recensione su iTunes. Bene, davvero tutto per oggi, un saluto dalla Repubblica di San Marino, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao! Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz